Allora, buon pomeriggio a tutti. Diamo inizio alla seconda sessione di questo convegno. E vorrei invitare immediatamente sul palco qui l'ammiraglio Luigi Giardino, il dottor Di Caterina, la dottoressa Simona Giovagnoni e il dottor Francesco Gaudiosi. Ci sentiamo così? Prego. Come va? Tutto bene? No, ci siamo sentiti molto. Sì. Buongiorno. Piacere. Buongiorno. Allora, vediamo se manca qualcun altro. Manca qualcuno. Ah, ok. Sì. Allora, darei subito la parola all'ammiraglio Giardino, comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera. Prego. Sì. Buon pomeriggio a tutti. Intanto, come di consueto, però, lasciatemi dire che veramente ho sentito un grazie all'organizzazione per questa opportunità che comunque viene data al Comando Generale su un argomento che è molto attuale, direi, ma principalmente anche un argomento che ci prenderà sicuramente nel prossimo futuro e forse qualcosa anche più in là del prossimo futuro. Grazie. Per andare avanti. Questo sì. Okay. Quindi io diciamo così che partirei da il perché dei combustibili alternativi. Ovviamente oggi in particolare quello che mi è stato in qualche modo detto di affrontare il metanolo, però l'argomento è un argomento molto più ampio dei combustibili alternativi e anche di quelle che sono le tecnologie, le nuove tecnologie. E a questo diciamo così guai, secondo me ci sono anche ovviamente tre risposte in qualche modo che sono principalmente l'evidenza oggettiva, ovviamente qualcosa di 2023 ma dietro l'angolo, cioè quindi estremamente recente, la flotta mondiale nel 95% ancora utilizzava e utilizza combustibili fossili, quindi ovviamente questa è la prima evidenza oggettiva che ci porta alle altre due, diciamo così, risposte, al famoso because, al why inglese, che sono le due strategie che attualmente sono in atto, tutta roba estremamente dinamica, fluida, continuamente in evoluzione, che è la, diciamo così, la strategia AIMO, che come vedete nella linea dei tempi inizia molto in là, cioè quindi è un qualcosa che anche il contesto internazionale sente da diversi anni. Diciamo che però le date fondamentali sono il 2018, quando l'AIMO ha avuto la prima strategia, per poi arrivare al 2023, quindi recentissima, diciamo così, la rivisitazione di quella che è la strategia marittima dell'IMO, che è l'International Maritime Organization, che sta a Londra, per poi arrivare ad una serie di passaggi che sono quelli di concreta attuazione e avvicinamento a quello che sarà il net zero nel 2050. La terza, che è abbinata diciamo così alla strategia AIMO, invece è quella che è la strategia dell'Unione Europea, cioè quindi nostra, degli Stati dell'Unione, stessi obiettivi, stessi principi. Devo dire che l'IMO durante, diciamo così, nel 2023, rivedendo la strategia, si è avvicinata a quella che è un po' la visione dell'Unione Europea, quindi noi Stati membri siamo riusciti, no, a convincere che forse c'era bisogno di qualcosa in più, però diciamo che la strategia dell'Unione Europea unionale resta comunque
più challenging, e quindi abbiamo questo famoso 55 del 2033, che poi in effetti è quel famoso Fit for 55 che ormai è diventato anche di uso comune in qualche modo. Sulla scorta di queste evidenze oggettive, no, di questo percorso che avvicina al net zero e quindi a quelli che sono un po' gli obiettivi anche dell'Unione Europea, che si fa? Si discute. Si discute, e che non voglio che sembri un qualcosa di banale, si discute nel senso che l'Italia, così come l'Unione Europea, deve diventare un soggetto appetibile dal punto di vista di quelli che possono essere i contributi che possiamo dare, e quindi come Italia, parlo di Italia, lasciatemi dire un termine che oramai stiamo usando da parecchio, che è l'amministrazione plurale, perché non è che si combatte da soli, cioè l'amministrazione plurale significa MASE, significa MIT, significa Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, rappresentiamo, e ancora una volta non da soli, perché ovviamente abbiamo bisogno di chi poi la normativa la deve applicare, da chi la applica quotidianamente, quindi anche le strategie che facciamo sono strategie che vengono fuori da consultazioni con l'armamento, con gli organismi riconosciuti, che sono 5 che sono stati riconosciuti dall'amministrazione italiana, e in questo contesto andiamo a formare quella che è la posizione dell'Italia nei consessi internazionali. Posizione che diciamo in qualche modo, specialmente nell'Unione Europea, deve trovare anche la condivisione con gli altri Stati membri. Però io dico sempre, gli obiettivi vanno raggiunti lì, vanno raggiunti a Bruxelles, vanno raggiunti a Londra. Nel momento in cui c'è una direttiva comunitaria, che c'è una norma internazionale, un emendamento alla Convenzione, al codice IGF, cioè una volta che c'è lo dobbiamo applicare, non abbiamo poi spazi o discrezionalità, a parte quelli che la norma permette e dà all'amministrazione di bandiera di poter fare determinate cose. Quindi è questo il lavoro che dobbiamo fare, quindi un po' il messaggio che poi sarà anche la conclusione, cioè quello di fare strategia iniziale anche per non dipendere da altri stati o da blocchi di stati, perché poi all'AIMO ci sono i blocchi dei paesi, diciamo del Centro America, ma parliamo di Panama, parliamo di Liberia, parliamo di stati che contano, e quindi è lì che dobbiamo fare il nostro lavoro. Sugli alternative fuels, questo è il documento, diciamo così, quello più aggiornato, che è il Working Paper 8, che è del 24 maggio 2024, quindi è recentissimo, con una scelta che è stata fatta in AIMO, che diciamo così era già galoppante in qualche modo, cioè quello di passare da combustibili che potevano entrare in una sorta di short list, quindi quelli che dal punto di vista dell'esperienza potevano dare poi un'evidenza oggettiva di essere trattati prima di altri, si è passato invece ad un approccio un po' più ampio, no? Cioè quindi non si esclude nulla, tutti i combustibili o le tecnologie partecipano a quello che, diciamo così, sarà poi la discussione, e in particolare quelle che sono poi le esperienze che porteranno a scegliere un combustibile rispetto all'altro. In verde, poi lo vedremo in quelli che sono un po' i progetti, sono i combustibili alternativi, le tecnologie che come Comando Generale stiamo seguendo, ovviamente in rosso è quello che fa parte in qualche modo oggi dell'argomento. Nuove tecnologie, nuovi fuels, ci sono i rischi però, cioè quindi quello che non dobbiamo dimenticare è che l'obiettivo dell'AIMO, dell'Unione Europea, è quella di
eliminare tutte quelle che possono essere le barriere che in qualche modo possono condizionare l'uso dei combustibili alternativi. Quindi anche andare a verificare se nelle convenzioni internazionali ci sono dei limiti che vanno rimossi o che vanno in qualche modo emendati per permettere l'uso di questi combustibili alternativi. Ma ovviamente ai nuovi combustibili si associano anche una serie di nuovi rischi che non siamo abituati a trattare e a gestire. E questo, diciamo così, porta a quello che è un po' il lavoro che è stato fatto in particolare a livello di AIMO, perché sul metanolo abbiamo questa circolare, che è un interim guidance che è del 2020, cioè quindi diciamo anche abbastanza rodata dal punto di vista dei tempi, un minuto, e quindi va gestita attraverso quelle che sono un po' le informazioni che vengono dalla linea guida. L'importante adesso è dire: ricordatemi che avete un'amministrazione. Questo perché? Perché se c'è una interim guidance non è una norma, cioè non si può applicare tu cur a una nave, cioè non è un contenuto della convenzione. Quindi le cose che vanno in qualche modo decise vanno decise con l'amministrazione. Non è una lotta tra amministrazione e armatore, amministrazione e cantiere, ma un qualcosa che porta a dei progetti, progetti che vengono sviluppati con gli armatori e con gli organismi riconosciuti. E qui vedete quanti progetti noi attualmente abbiamo in atto che trattano sia di biofuel, sia di celle a combustibile, sia di batterie e ovviamente nello specifico del metanolo. Noi oggi abbiamo due società di gestione, che è Italia Marittima S.p.A. e Grimaldi, che si stanno avvicinando al metanolo e ci arriveremo in tempi brevi. Che cosa fa l'amministrazione? Questo è il percorso che noi abbiamo ipotizzato. C'è la convenzione SOLAS, allora si applica la convenzione e finisce lì, quindi la norma prescrittiva. Non c'è la convenzione, c'è un codice, in questo caso l'IGF code, se c'è finisce, se non c'è ci deve essere una linea guida. Posso deviare dalla linea guida? No. Quindi se io vado a deviare o comunque ho delle determinate, diciamo così, peculiarità, mi attivo attraverso un alternative design. Nell'alternative design arriverò a cosa? Ad un provvedimento di finale di alternative design, e questo è il percorso che l'amministrazione italiana ha ipotizzato. Quindi o c'è un codice, norma prescrittiva, oppure c'è una linea guida. La linea guida va applicata così com'è. Se ci sono delle possibilità, si va all'alternative design con un provvedimento finale. Questa è una lastrina che riassume quanto, diciamo così, anche l'industria, quindi la cantieristica, tende ad andare sul metanolo tra il 2023 e il 2024, il 2022 era ancora veramente pochissimo. Per quanto riguarda le operazioni di bunkeraggio, quello che c'è da dire è che il bunkeraggio non è nelle competenze del Comando Generale, ma della Direzione Generale Porti. Noi ovviamente lo seguiamo esclusivamente per la parte navi, anche in questo caso se la 1621, la circolare che dicevamo prima, quindi seguiamo quello che dal punto di vista tecnico va fatto sulle navi. In particolare c'è il gas fring, cioè quindi eliminare i residui del metanolo dalle linee, così come l'identificazione di quelli che possono essere i leakage. E per quanto riguarda le infrastrutture si apre un ulteriore scenario, cioè quello di avere navi, ma avere anche poi la possibilità da parte delle navi di andarsi poi a rifornire di metanolo. Ci sono una serie di facilities in giro per il mondo, le navi cominciano ad esserci, avete visto il numero delle navi che c'è, e quindi vanno gestiti anche quelli che sono tutte quelle che sono le operazioni portuali per rifornire. L'ultima, siamo veramente alla fine, ovviamente l'elemento umano, che va gestito oggi in maniera diversa perché i rischi del metanolo sono diversi.
con una formazione specifica, DP adeguati e anche un'organizzazione di bordo che passa attraverso la ISM e quindi il sistema di qualità, chiamiamolo così, della nave. L'ultima lastrina, che riprende quello iniziale, gestire e non subire il processo della transizione. Quindi, ancora una volta, messaggio finale, l'amministrazione c'è, l'amministrazione plurale esiste, insieme con l'armamento e con gli organismi riconosciuti dobbiamo essere pronti per discutere, per affrontare tutte quelle che sono le sfide in AIMO e nell'Unione Europea, presso la Commissione Europea, per fare quello che un po' è il nostro interesse anche nazionale sui combustibili alternativi o quelle che saranno anche le tecnologie del futuro. Grazie. Grazie ammiraglio per questa sua interessante presentazione. La curiosità nasce spontanea, ma voi avete qualche informazione di quando questo metanolo verde in particolare sarà disponibile a livello commerciale? Sì, no, il combustibile è già disponibile. Si intende nelle quantità? Ecco, il discorso è proprio quello, sono le quantità, anche perché dal punto di vista del bunkeraggio. Intanto bisogna poi capire in che modo si farà il bunkeraggio, ma questo può venire attraverso strutture terrestri, ma anche con bettoline, cioè quindi così come oggi avviene per l'LNG, che oramai è diventato una qualcosa abbastanza di routine, viene fatto. La questione è della produzione di metanolo nelle quantità necessarie, anche perché dal punto di vista di quello che è la performance del metanolo, la certezza è che ci sarà la necessità di bunkerare anche più spesso, cioè quindi non ha una resa come il combustibile fossile tradizionale. Quindi tutto deve andare di pari passo, i porti si stanno attrezzando all'estero, in Italia sono dei dati che io ho raccolto anche da Assocostieri, cioè quindi la sfida è una sfida che viene fatta a 360 gradi. Come sempre devo dire la verità, le navi, ma perché le navi sono spinte dagli armatori, da chi ha necessità di fare navi tecnologicamente avanzate, anche perché poi si pagano dei fee sulle emissioni in atmosfera, quindi parliamo di GHG che vanno ridotti. Quindi i porti si stanno attrezzando in giro per il mondo. Il bunkeraggio viene fatto, la produzione è una produzione che oggi non è ancora, non possiamo dire, adeguata per quello che è lo sviluppo futuro e che abbiamo visto dalla lastrina. Benissimo, la ringrazio. Prego. E andiamo al prossimo relatore, la dottoressa Simona Giovagnoni di ANSEP UNITAM. Sì, buonasera a tutti, ringrazio Portship Tech per l'invito e io sposto invece l'attenzione sempre su un aspetto ambientale che riguarda però la gestione, la corretta gestione dei rifiuti all'interno delle aree portuali. I rifiuti nell'ambito delle aree portuali derivano principalmente da tre tipi di attività, che sono la pulizia degli specchi acquei, i cosiddetti disinquinamenti, l'attività di pulizia delle aree demaniali e aree comuni e la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi. Ovviamente anche i rifiuti prodotti all'interno dei porti si collocano in un contesto di corretta gestione dei rifiuti sulle politiche che ci impone la Comunità Europea, ovvero quella di aumentare la raccolta differenziata e quindi avviare a recupero anche le tipologie di rifiuti prodotti all'interno dei nostri porti, perché sappiamo benissimo che la non corretta gestione dei rifiuti ha un impatto sia nel cambiamento climatico e nell'inquinamento atmosferico con relative conseguenze negli ecosistemi, compresi quelli marini. Il legislatore comunitario impone quindi anche ai porti le cosiddette 4R, cioè ridurre i rifiuti a monte, riutilizzarli, riciclare e recuperare.
Ora, questo sarebbe bellissimo, insomma, laddove non troviamo invece degli ostacoli che purtroppo ce li pone la stessa norma. Perché? Perché vi sono due norme che non parlano lo stesso linguaggio. In che senso? Abbiamo un protocollo internazionale di derivazione internazionale, che è la Convenzione MARPOL, a cui le navi devono adeguarsi, devono adempiere per la loro raccolta differenziata a bordo delle navi. E poi abbiamo invece il testo unico ambientale e quindi la normativa nazionale di derivazione anch'essa comunitaria, a cui è sottoposto invece il gestore dell'impianto portuale nel momento in cui raccoglie il rifiuto dalla nave. Qual è il problema? Il problema si pone per determinate categorie di rifiuti, paradossalmente quelle più difficili da gestire ai fini del recupero e quelle che creano maggiori problemi, che sono proprio le plastiche, perché la MARPOL prevede una macro categoria di plastica dove al suo interno possono essere inseriti ad esempio spazzolini, tappeti, che non rientrano nella definizione strettamente intesa del testo unico ambientale come imballaggio di plastica. Quindi sì, abbiamo nella macro categoria gli imballaggi, ma quell'imballaggio può essere associato anche ad altra plastica. Questo cosa comporta? Che invece il testo unico ambientale a cui è sottoposto l'operatore che lo raccoglie può avviare a recupero effettivo e a riciclo solo gli imballaggi ai sensi del testo unico ambientale, quindi quelli strettamente intesi. Pertanto cosa succede? Che nel momento in cui noi prendiamo un imballaggio che la nave ha differenziato in base alla norma a cui è sottoposta, e quindi alla MARPOL, ma troviamo, o meglio, la piattaforma di recupero a cui lo portiamo, trova quello che non è definito come imballaggio, quel carico è pregiudicato. Cosa significa? Che nella migliore delle ipotesi va a recupero energetico attraverso un termovalorizzatore, ma nella gran parte delle ipotesi invece purtroppo subisce un trattamento meccanico biologico e va a discarica. Quindi facendo il contrario di quello che ci chiede la normativa comunitaria, andando ad aumentare la percentuale di rifiuti in discarica. E questo è già un grande problema, perché pregiudichiamo gli sforzi che vengono fatti sia a bordo e anche a terra dall'operatore, che è costretto a separare in un certo modo per quello che la norma gli impone. C'è un altro però di problema, paradossalmente, che anche laddove gli imballaggi fossero separati correttamente a bordo, qualora non fossero stati acquistati nel territorio nazionale, non sarebbero coperti dal contributo ambientale. Il contributo ambientale è quello che copre tutta la filiera della raccolta differenziata nel territorio nazionale, a cui il CONAI ridistribuisce, perché differenziare costa, cioè investire sui macchinari di selezione, automatico o manuale che siano, ha un costo. Questo contributo copre proprio tutta quella filiera. E quindi cosa succede? Supponiamo, faccio un esempio concreto, supponiamo che una nave faccia la linea Genova-Barcellona e acquisti le bottiglie di plastica, i propri imballaggi a Barcellona. Quelli esulano dal contributo ambientale che viene imposto nella filiera nazionale, quindi cosa succede? Che se anche la nave raccogliesse a bordo gli imballaggi ai sensi del testo unico ambientale, quindi non nella MARPO, ma trovo un imballaggio in cui contributo non è stato assolto, le piattaforme che aderiscono al CONAI di selezione potrebbero dirmi: guarda, e spesso accade, io questo rifiuto non lo posso prendere perché non ho il costo coperto. E a quel punto il gestore dell'impianto portuale deve portare quel rifiuto, per non pregiudicarlo e quindi mandarlo comunque a recupero, in una piattaforma privata. Questo ha un costo che gli viene attribuito e che purtroppo ricade su tutta la filiera, e spesso gli armatori ci dicono: ma perché ci costa recuperare la plastica? Questo purtroppo è il motivo. Allora, individuati questi due problemi, ce ne sarebbero anche altri, però individuati questi due problemi ci si deve anche chiedere quali soluzioni ci possono essere. In primis ce la dà il legislatore, con uno strumento di carattere amministrativo che è il piano di gestione dei rifiuti. Piano di gestione dei rifiuti che elaborano le autorità di sistema portuale nei porti non sedi di autorità di sistema portuale, le autorità marittime, costituisce lo strumento attraverso cui l'amministrazione deve regolamentare la gestione dei rifiuti. Ovviamente la regolamenta commisurata alle esigenze del porto, infatti il piano deve essere coordinato con il piano regionale dei rifiuti e col piano regolatore portuale, in base anche alla tipologia di traffico che caratterizza quel porto. In questo piano è necessario e fondamentale, per risolvere le due problematiche evidenziate a monte, individuare delle aree dove le aziende possono fare degli investimenti, ovvero fare degli impianti di preselezione e trattamento all'interno
all'interno delle aree portuali, e quindi selezionare quello che non viene conferito correttamente, o meglio quello che viene conferito secondo la Marpol, per cui non si ha una tabella di trascodifica col codice europeo dei rifiuti. Pertanto farlo all'interno del sedime portuale consentirebbe innanzitutto di ridurre le emissioni in atmosfera del trasporto, perché avremo meno trasporti e avremo maggiore selezione di quegli imballaggi o quella macroplastica che non potremo recuperare, ma abbiamo visto va a smaltimento. A questo sarebbe diciamo eccezionale associare invece quello che sta portando avanti un'evoluzione dal punto di vista della tecnologia, che è il recupero della plastica attraverso energia. In che senso? Io sto guardando molto da vicino, o meglio, mi è stato proposto e spero che il porto di Ancona possa essere il primo a sperimentarlo, un progetto di un impianto di pirolisi, un impianto mobile. Ci sta lavorando la Politecnica delle Marche, il professor Regoli, e stanno guardando, diciamo, anche gli impatti a carattere economico, perché questo tipo di impianto consentirebbe di trasformare quella plastica senza avere un impatto in atmosfera, perché viene attraverso una decomposizione termochimica sostanzialmente. La plastica da solida diventa o liquida come olio di pirolisi oppure gas di pirolisi. In quel punto il surplus che potremmo avere come energia potremmo riutilizzarlo per l'alimentazione ad esempio dei mezzi elettrici, oppure ad esempio per gli stessi impianti di gli inceneritori. Noi abbiamo in porto i sterilizzatori per i rifiuti extra UE, potremmo utilizzarli proprio per l'alimentazione di questi impianti. Quindi diciamo che se riuscissimo ad avere un impatto positivo, e poiché purtroppo la sperimentazione è a medio lungo termine, nel breve termine io invece mi auspico che ci sia una maggiore collaborazione tra tutte le imprese e le amministrazioni, affinché a bordo, perlomeno nel comparto della navigazione nazionale, gli imballaggi vengano correttamente separati. Ok, grazie mille. C'è tempo per qualche eventuale domanda? No? Bene, grazie mille ancora, e passerei al dottor Francesco Gaudiosi, vicepresidente e direttore esecutivo del Centro Studi Internazionali. Grazie, grazie professor Palombo, ringrazio gli organizzatori della Naples Shipping Week per aver invitato il Centro Studi Internazionali nelle due giornate della Port and Shipping Tech in occasione della Naples Shipping Week. Appunto, obiettivo del mio intervento è quello di analizzare il tema della produzione energetica nel Mediterraneo e dello shipping sostenibile, con particolare riguardo all'area appunto del Mediterraneo, alla luce della normativa internazionale che si è più volte richiamata, cercando di sviscerare qualche elemento, anche riprendendo cose che sono state dette in altri panel nelle due giornate di oggi. Parto da alcune considerazioni preliminari per capire questi elementi comuni, perché in realtà tra sostenibilità della produzione energetica e shipping sostenibile c'è una sorta di gioco di specchi nella quale uno presuppone l'altro e viceversa. Cosa voglio intendere? Anzitutto, per quanto riguarda il tema della sostenibilità della produzione energetica nel Mediterraneo, si assiste a una sorta di dualismo. La stessa dimensione geografica del Mediterraneo permette riserve di fonti tradizionali come petrolio e gas naturale, soprattutto nei paesi dell'Africa nord-sahariana, ma al contempo è la medesima posizione del Mediterraneo, con venti costanti, frequente irraggiamento solare, a rappresentare una grande opportunità per l'investimento e anzi direi l'implementazione di energie rinnovabili, perché ormai il percorso di transizione ecologica riguarda, pur se con gradazioni diverse, la quasi totalità di stati del Mediterraneo. Per quanto riguarda lo shipping sostenibile, si è già accennato poc'anzi al tema del GNL, si parla di idrogeno, elettricità, ma questo presuppone anche una serie di sfide infrastrutturali, tecniche, perché sia per quanto riguarda la riprogettazione delle navi, sia per quanto riguarda i porti, che ovviamente devono essere dotati di stazioni di ricarica, di elettrolizzatori e di una serie di infrastrutture che permettono soprattutto alle navi di nuova generazione di alimentarsi con questi appunto combustibili alternativi.
Per quanto riguarda i porti, inoltre, è interessante considerare come il crescente utilizzo soprattutto di alcune rotte marittime crea una maggiore pressione sui porti. Maggiore pressione dal punto di vista ambientale significa un aumento delle emissioni di CO2, ma anche di altre sostanze climalteranti, un'erosione delle coste o ancora il degrado della qualità dell'acqua. Come risponde quindi la normativa internazionale? Ebbene, è interessante notare come, nonostante siano due diverse aree, soprattutto del diritto internazionale, in realtà ci sono dei comuni denominatori che pongono in evidenza questo nesso tra sostenibilità della produzione energetica e shipping sostenibile. Parto dalla UNCLOS. La UNCLOS, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, articoli 56, 61 e 62, disciplina proprio il diritto, soprattutto dello Stato costiero nell'ambito della propria ZEE, di sfruttare le risorse naturali che sono presenti appunto nel proprio spazio marino, pur bilanciando tale diritto con la necessità di proteggere l'ambiente marino, vedi parte 12 della UNCLOS interamente dedicata alla protezione, prevenzione e protezione dell'ambiente marino, che sono due concetti differenti. Penso alla Convenzione di Barcellona per quanto riguarda uno dei principali strumenti di governance nel Mediterraneo. Struttura della Convenzione, un testo base e più successivi allegati, tra cui per esempio è interessante menzionare il protocollo offshore che riguarda nello specifico l'inquinamento da attività offshore, o anche il protocollo per la prevenzione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento trasporto marittimo e attività connesse. Perché ci sono degli elementi comuni anche per quanto riguarda lo shipping sostenibile? Perché se vediamo la MARPOL, che è stata appunto richiamata precedentemente, abbiamo una medesima struttura giuridica, quindi un testo base, una convenzione internazionale, più successivi allegati, 6 nello specifico, e poi l'allegato 6 che già veniva esaminato in questo panel nell'intervento precedente, su cui vorrei soffermarmi un po' di più perché riguarda, come sappiamo, l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni di navi. Si concentra quindi non solo questo allegato sulle emissioni di gas serra, ma anche su altri inquinanti atmosferici, penso agli ossidi di zolfo e agli ossidi di azoto. Nel 2020 il limite globale di contenuto di zolfo presente, che può essere contenuto nel combustibile marittimo, è stato ridotto dal 3,5% allo 0,5%. Ci sono una serie di disposizioni normative su cui non mi posso fermare approfonditamente, mi limito a menzionare gli articoli 14-16 dell'allegato, l'articolo 22 che è molto interessante sul Energy Efficiency Design Index, un indicatore di efficienza energetico per le navi di nuova produzione. Qui ritorna proprio il tema del gioco di specchi tra sostenibilità della produzione energetica e shipping sostenibile. Ma perché mi sono soffermato sull'allegato 6? Poiché ai sensi di un regolamento attuativo, la MARPOL ha una struttura tecnica piuttosto complessa che veniva prima efficacemente illustrata nelle slide, il regolamento stabilisce che a partire dal 1 maggio 2025 il Mediterraneo diventi un'area ECA, una Emission Control Areas, o area a emissioni controllate. Ci sono ovviamente già altre aree ECA in altri ambiti, per esempio nel Baltico, in altre regioni a livello globale, ma perché è interessante l'istituzione dell'area ECA? Perché pone una serie di sfide dal punto di vista giuridico, e qui mi avvio a due conclusioni che mi sembrano particolarmente interessanti. La prima può sembrare banale, ma è di fondamentale rilevanza, cioè l'istituzione di un'area ECA richiede un rafforzamento della cooperazione multilaterale tra i diversi stati costieri del Mediterraneo. Cooperazione multilaterale sì, stricto senso in materia ambientale, lato senso per quanto riguarda proprio le iniziative che gli stati devono porre in essere per un'efficace protezione dell'ambiente marino dall'insieme di attività che possono avere un impatto sull'ambiente marino mediterraneo.
La seconda considerazione fondamentale, che è poi diretta conseguenza della prima, riguarda i cosiddetti meccanismi di compliance, cioè il rafforzamento delle procedure di controllo sia da parte dello Stato costiero, ma in particolare dei port states e anche degli stati di bandiera, per quanto riguarda l'osservanza della normativa internazionale. Questo è fondamentale, giacché la possibilità di verificare il rispetto dei limiti di emissione da parte delle navi potrebbe includere, per esempio, l'utilizzo congiunto di più stati di tecnologie per il controllo da remoto delle emissioni e la possibilità di comminare sanzioni, la cosiddetta civil liability per le imbarcazioni che non rispettano i requisiti previsti dall'allegato 6. Vengo quindi alle considerazioni conclusive del mio intervento, poiché per quanto riguarda l'area del Mediterraneo ci sono una serie di sfide, abbiamo visto sia la prospettiva de iure condito che de iure condendo, perché la futura istituzione di un'area ECA rappresenterà una sfida significativa per quanto riguarda la cooperazione multilaterale in materia ambientale nella regione del Mediterraneo, ma rappresenta innumerevoli criticità dal punto di vista giuridico, perché si tratta di bilanciare correttamente, come si diceva anche prima, la normativa internazionale con, nel caso europeo, quella europea, ma nel caso nazionale anche con, appunto, le legislazioni dei singoli stati, che inevitabilmente ognuno affronta la questione della transizione ecologica da prospettive diverse. Per prospettive intendo anche il bilanciamento degli interessi economici con il tema della protezione ambientale. Si tratta quindi di un bilanciamento sia per quanto riguarda le questioni giuridiche che per quanto riguarda le questioni economiche, ma che risulta di fondamentale importanza per quanto riguarda proprio il punto di intersezione tra produzione energetica e shipping sostenibile nel Mediterraneo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille per la sua brillante presentazione. E ci sono domande da parte dell'audience? No. Allora vi ringrazio e andiamo avanti con il panel successivo. Invito qui il dottor Sergio Curi, il dottor Giovanni Francesco Giuzio, il dottor Santi Casciano, il dottor Marco Frei. Allora, cominciamo con la presentazione del dottor Sergio Curi, responsabile del centro studi Fedespici, Fedespedi. È acceso. Buongiorno a tutti. Sono Sergio Curi, sono il responsabile del centro studi di Fedespedi. Forse mi serve questo per andare avanti. Fedespedi, per chi non la conoscesse, è la federazione che riunisce le società che si occupano di spedizioni internazionali. Questa è una brevissima presentazione, una realtà che comprende circa qualcosa di più, anche di 1.600 imprese associate, con 4.700 unità locali sparse su tutto il territorio nazionale, circa 60.000 addetti e 33 miliardi di euro di fatturato globale, 33 miliardi contati, sono la somma dei fatturati delle aziende associate. Fedespedi ha poi delle federazioni affiliate, ANAMA, che è l'Associazione Nazionale degli Agenti Merci Aerei, ossia degli spedizionieri che lavorano nel settore aeronautico, l'ANTEP, è l'Associazione dei Terminalisti Portuali, e la FISI, che è la Federazione degli Spedizionieri Industriali. Fedespedi
è da tempo che si occupa del tema della sostenibilità. Questo sulla spinta, per vari motivi, sulla spinta da una parte del mercato, le aziende con le quali Fedespedi le associate si confrontano e si richiedono, soprattutto aziende industriali, grandi aziende di grande distribuzione richiedono determinati standard in termini di sostenibilità. Quindi dal 2019 in particolare Fedespedi ha iniziato, ha acceso un faro su questo tema, partendo dall'affidamento da parte del past president, della dottoressa Silvia Moretto, a Fedespedi Giovani del dossier appunto della sostenibilità. Poi adesso descrivo qua il lavoro fatto in questi anni perché porterebbe via tempo, comunque c'è stata l'adesione di Fedespedi Giovani attraverso l'incontro con SS Logistica alla Carta di Padova e quindi un dibattito, una discussione interna negli anni successivi che ha portato alla fine a far emergere la necessità di dare degli strumenti concreti di misurazione degli standard di sostenibilità alle imprese associate. E questo è l'elaborazione, diciamo, che quello che noi abbiamo chiamato poi progetto KPI di sostenibilità ambientale, che abbiamo svolto insieme in stretta partnership con l'Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza, la Facoltà di Ingegneria, e in particolare col Green Transition Hub diretto dal professor Alessandro Creazza, che ha poi come direttore scientifico il professor Dallari, che probabilmente molti di voi conosceranno. Ed è un luogo di non solo di formazione universitaria, ma anche di ricerca, di divulgazione, di dibattito, di diffusione di cultura green in ambito più strettamente logistico. Finalità del progetto: intanto promuovere la cultura green appunto presso le aziende associate a Fedespedi. Poi, secondo aspetto molto importante, individuare appunto un set di indicatori di valutazione dei KPI di sostenibilità. Quindi le aziende associate che vogliono incominciare un percorso di sostenibilità, di miglioramento delle proprie performance in questo ambito, uno strumento per misurare le performance stesse. Ultimo, e quindi indicatori di valutazione che poi sono stati restituiti attraverso un quaderno Fedespedi contenente le linee guida, i KPI per supportarle nello sviluppo di strategie ambientali e sostenibilità, tra l'altro un quaderno Fedespedi che fosse interessato è liberamente scaricabile dal sito di Fedespedi. Le fasi del progetto Green 2023 sono partito con l'analisi della letteratura scientifica, quindi l'individuazione di KPI maggiormente utilizzati e fase successiva è stata la selezione degli stessi anche attraverso una discussione molto stretta con una serie di imprese, in particolare imprese pilota rappresentative del mondo Fedespedi, sia dal punto di vista di dimensione sia di specializzazione, sia geografica piuttosto che modale, quindi imprese più presenti nel settore aereo piuttosto che marittimo. E punto finale è stata la redazione appunto del quaderno di cui dicevo. Il obiettivo quindi: fornire alle imprese un set di completo, per quanto possibile, completo di indicatori semplici, di facile utilizzo, di facile applicazione e
calcolabili sia autonomamente dall'azienda, perché afferiscono all'attività stessa dell'azienda, quindi siamo in ambito scope 1, scope 2 al massimo, e quindi qui abbiamo messo un esempio, ad esempio kilowattora consumati, chilogrammi di rifiuti prodotti e via dicendo. E altri che invece richiedono una interazione coi partner di filiera, quindi siamo più in ambito scope 3, quindi di valutazione dell'impatto della filiera e della supply chain, che comunque per quanto riguarda le aziende di spedizione è un aspetto complesso da calcolare, ma anche importante. Gli spedizionieri sono per loro natura e per la loro attività al centro, diciamo, di un network che vede da una parte le aziende committenti, quindi aziende industriali, aziende di distribuzione, dall'altra i partner di filiera, dai vettori, vettori marittimi, aerei, agli operatori logistici. I KPI noi li abbiamo strutturati, organizzati per ambiti e categorie, quindi quattro ambiti aziendali: magazzino, trasporti, filiere, ufficio, e sette categorie, ognuno delle quali, all'interno delle quali, ci caratterizzate da specifici indicatori. Naturalmente ogni ambito ha le sue categorie, non tutte le categorie sono presenti in tutti gli ambiti, come vedete. Quindi, per esempio, nei trasporti, categorie energia e inquinamento, nel magazzino, categorie energia, inquinamento, gestione rifiuti, acqua e reflui e via dicendo. Un esempio di KPI come organizzato, e questi sono i KPI per magazzino, sono 12, sono graduati anche per importanza. Quelli verdi sono quelli che abbiamo definito must have, ossia sono indicatori che un'azienda che vuole incominciare un percorso di valutazione di sostenibilità del suo magazzino deve assolutamente calcolare. C'è una breve descrizione dell'indicatore di prestazione, ad esempio percentuale di energia autoprodotta dai magazzini, c'è una metrica, ossia come si calcola, e la categoria di riferimento. Poi ci sono altri indicatori di performance, non meno importanti, diciamo meno necessari, comunque sarebbe bene avere, nice to have appunto, sarebbe preferibile avere. E poi quelli accessori che possono essere calcolati o meno, ma non inficia un percorso di efficientamento in senso di sostenibilità. Il lavoro fatto nel 2020, un minuto, benissimo, il lavoro fatto nel 2023 ha avuto poi ha continuità quest'anno, perché dalla discussione svolta è emersa la necessità poi di organizzare anche la comunicazione all'esterno dei risultati del lavoro fatto dalle imprese. Quindi quello su cui stiamo lavorando sempre in partnership con l'Università LIUC è un vademecum per il reporting di sostenibilità fatto sulla base della direttiva UE del 2022 sul Corporate Sustainability Reporting Directive, sulla quindi rendicontazione non finanziaria, magari non obbligatoria per molte imprese di aderenti a Fedespedi, ma che comunque aiuta a migliorare la comunicazione delle imprese stesse su questo tema. Grazie. Grazie mille. Allora, grazie al dottor Curi per quest'altro apporto interessante alla giornata di oggi, e inviterei il prossimo, Giovanni Francesco Giuzio, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Napoli Federico II. Buongiorno, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Sono Giovanni Francesco Giuzio,
appunto sono un ricercatore della Federico II e oggi vorrei parlarvi del, diciamo, il mio intervento verterà sul concetto di Energy Hub portuale. Energy Hub portuale è, diciamo, ci stiamo lavorando insieme al gruppo di ricerca di cui faccio parte, del Dipartimento di Ingegneria Industriale, da qualche anno. Io in particolare, con tutti i componenti del mio gruppo, ci occupiamo di modellazione avanzata di sistemi complessi, di sistemi energetici complessi, in particolare quelli legati al settore dei trasporti, e appunto io mi occupo di efficienza energetica all'interno delle aree portuali, che sicuramente nei prossimi anni avranno un ruolo fondamentale nella transizione energetica. I porti attualmente sono considerati come un mero scalo di merci e di persone, sono dei sistemi antropici molto, molto complessi, caratterizzati da un'elevata domanda energetica, un elevato inquinamento dell'aria. Ecco, un report Expo del 2024 identifica le tre priorità principali dei porti europei, che sono appunto il cambiamento climatico, la qualità dell'aria e l'efficienza energetica. Quindi sostanzialmente muoversi, fare azioni per la decarbonizzazione dei porti significa comunque toccare, impattare direttamente queste tre priorità. Il sistema, in una visione futura, dovremmo vedere non solo il sistema porto o il sistema nave, ma appunto considerare l'intero sistema nave-porto ed evitare che appunto il porto sia un collo di bottiglia per la transizione energetica. Che cos'è quindi un Energy Hub? Un Energy Hub, il cold ironing su cui stiamo investendo in Italia, ci sono già delle situazioni virtuose all'estero, è soltanto il primo passo per un Energy Hub. Un Energy Hub è una piattaforma di soprattutto di produzione, stoccaggio e conversione e distribuzione dell'energia verso le navi e verso il porto, e dovrà garantire quindi produzione adeguata di e-fuel per il futuro e di biofuel, nonché ovviamente utilizzare durante la transizione anche i combustibili tradizionali. In una visione ancora più ampia, ecco, il porto è un luogo in cui l'energia viene utilizzata con un elevato grado di efficienza energetica. In un'ottica di economia circolare vengono utilizzati rifiuti, abbiamo visto anche in altre presentazioni precedentemente, vengono valorizzati rifiuti per produrre biocombustibili. Rifiuti che possono venire direttamente dalle navi o dalle città adiacenti ai nostri porti. Tutto questo non può prescindere ovviamente dall'integrazione di energie rinnovabili all'interno dei porti. Dobbiamo cercare nuove, non soltanto quindi le tecnologie più tradizionali per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, ma dobbiamo cercare nuove fonti, come per esempio utilizzare tecnologie per la conversione di energia dal moto ondoso o, come dicevo poc'anzi, sfruttare quelli che sono i rifiuti, valorizzarli e renderli energia per i porti. Ci sono delle sfide, le sfide principali sono quelle dello sviluppo di smart grid, elettrificare quelli che sono gli utilizzatori finali all'interno del porto, e sicuramente c'è il constraint e il limite degli spazi disponibili in porto, però chiaramente le opportunità di implementazione sono immediate, ed è quello dell'abbattimento diretto di emissioni di CO2. Ecco, noi, diciamo, nell'ambito delle nostre attività di ricerca all'interno nel Dipartimento di Ingegneria Industriale ci occupiamo di questo. Noi sviluppiamo modelli di simulazione proprio per supportare quella che è la progettazione, ma non solo, anche la gestione di questi sistemi energetici compressi. Vi presento qui alcuni studi che abbiamo effettuato. In questo caso abbiamo studiato l'implementazione di più comunità energetiche all'interno del contesto portuale.
Ecco, un primo risultato che subito, diciamo, è praticabile, che dovremmo cercare di implementare nell'integrazione delle energie rinnovabili, è quello di cercare appunto di aumentare la complementarità di queste energie rinnovabili. Quindi non solo fotovoltaico, non solo eolico, ma cercare di utilizzare diverse fonti. In questo modo che cosa facciamo? Aumentiamo quello che è il grado di autoconsumo, ma aumentiamo anche quella che è la copertura delle energie rinnovabili della domanda portuale. E questo abbiamo dimostrato essere, quindi autoconsumi anche del 90%, autosufficienza anche del 60%, superiori rispetto al caso soltanto fotovoltaico, soltanto eolico o soltanto, come in questo caso abbiamo analizzato, convertitori di energia da moto onduso. L'autoconsumo, l'autosufficienza sono sempre degli indici che sono concorrenti, sono degli obiettivi concorrenti. Ecco che noi, diciamo, tramite la simulazione, tramite l'ottimizzazione, riusciamo a trovare quello che è il compromesso ideale e a ottimizzare quelli che sono i costi operativi soprattutto. L'utilizzo di batterie sicuramente nel modo adeguato sarà una soluzione che dobbiamo assolutamente utilizzare. Sempre da questo studio abbiamo verificato che il simple payback dell'intero sistema, chiamiamolo l'energy hub portuale, costituito quindi da energie rinnovabili e batterie, permette di avere autoconsumi superiori, circa del 15% in più, e per cui il ritorno dell'investimento è stato calcolato grazie agli incentivi della comunità energetica. Abbiamo ipotizzato questo scenario in cui implementiamo più comunità energetiche, si mantiene nel range dei 2-5 anni. Ecco che ovviamente la situazione si complica quando nell'equazione inseriamo quello che è la domanda energetica delle navi. Abbiamo valutato l'hub energetico a servizio dell'infrastruttura di cold ironing, ipotizzando, in realtà utilizzando dei dati reali per il porto di Napoli. E ecco, quindi quando dobbiamo alimentare il cold ironing diventa difficilissimo fornire energia pulita tramite le rinnovabili al servizio di cold ironing. Ecco che in questo caso diventa ancora più importante ottimizzare quello che è il sistema. È un sistema complesso, adesso siamo in un paradigma di produzione distribuita, non più quella centralizzata di alcuni anni fa, per cui l'ottimizzazione, la simulazione di questi sistemi energetici complessi diventa un must, diventa davvero molto importante. Ecco che noi, e qui vorrei porre l'attenzione, noi come università ci proponiamo come partner perché con l'esperienza che abbiamo acquisito nell'ambito della ricerca siamo in grado di modellare, ottimizzare questi sistemi energetici, e per cui ci proponiamo, ecco, come un ulteriore stakeholder in questo obiettivo di decarbonizzare i porti. Grazie all'attenzione. Grazie all'ingegner Giuzio. Ci sono domande? No? E allora proseguirei recuperando l'intervento del dottor Marcello Di Caterina, che era, diciamo, del precedente panel e che adesso invece è disponibile da remoto. Mi sente, dottor Di Caterina? Sì, la sento benissimo. Lei mi sente? Sì, sì. Allora, il dottor Di Caterina è direttore generale di ALIS. Pregherei... Prego. Sì, no, innanzitutto grazie, scusatemi per l'imprevisto, ma abbiamo avuto oggi stamattina un importante rincontro con il ministro qua a Roma e quindi io non sono riuscito a raggiungere Napoli. Paradossalmente vado ovunque, proprio nella mia città non sono riuscito ad essere presente. Questo, voglio dire, mi dispiace, perché questa organizzazione della Napoli Shipping Week è un'organizzazione straordinaria e tra l'altro, voglio dire, che dura tanti giorni, quindi voglio dire un impegno importante degli organizzatori e soprattutto mette Napoli al centro del sistema
logistico nazionale e ovviamente questo rende onore alla città, ma soprattutto rende onore a tutti quegli operatori che vivono di mare e che danno al mare così come è giusto che sia per fare in modo che l'economia marittima prenda una reale consistenza nel corso anche dei prossimi anni. In tema, e voglio arrivare subito al tema, ringraziando voi i presenti. In tema di decarbonizzazione, io purtroppo faccio un po' un passaggio un po' critico, lasciatemelo dire, perché fino a qualche anno fa ci hanno portati a capire che il sistema della decarbonizzazione doveva passare con la valorizzazione del sistema intermodale, no? Per i non addetti ai lavori, l'intermodalità è quel sistema trasportistico. Ma lo dico ad esperti, quindi ripeto forse concetti noti, per il quale la rottura di carico attraverso un'interruzione del trasporto o ferroviario o marittimo o stradale permette una maggiore sostenibilità di questo trasporto, intesa noi intendiamo per sostenibilità sia l'aspetto ambientale, quindi la capacità di ridurre le emissioni, sia l'aspetto economico, sia l'aspetto sociale. ALIS, che è l'associazione che raggruppa tutto il sistema della logistica italiana e non solo italiana, ma anche europea, è un'associazione che è nata proprio con questo obiettivo, cioè con questo scopo, quello di valorizzare l'intermodalità e il trasporto intermodale. Perché era naturalmente ovvio che la decarbonizzazione dovesse passare attraverso questo principio. Tant'è che noi abbiamo dei valori, dei numeri che vanno in questa direzione da quando ALIS ha visto, diciamo, sorgere la propria associazione. Noi abbiamo stimato che 6 milioni di camion sono stati sottratti dalle strade, 143 milioni di tonnellate di merci, e pari a 143 milioni la consistenza di tonnellaggio rispetto ai 6 milioni in meno, e abbiamo generato un abbattimento di oltre 5,4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Ebbene, alla luce di tutta questo straordinario risultato, noi ci troviamo in un'era dove la comunità europea decide di tassare il trasporto marittimo con un sistema di borsa di scambio delle emissioni, meglio chiamata ETS, Emission Trade System, che è una vera e propria ipertassazione al settore marittimo. E quindi questo vuol dire che i vettori marittimi devono far salire i loro noli di un importo pari al valore dell'ETS. Questo ETS ricade ovviamente sul trasportatore e quindi ricade, talvolta riesce ad essere ribaltato anche sullo prodotto allo scaffale, ma tante altre volte il trasportatore non trova nella committenza disponibilità a farsi carico di questa tassa. Che cosa accade? Accade che l'Europa paga l'ETS tutto il trasporto all'interno dei confini europei, pagano il 100% dell'ETS. Il trasporto che avviene da porti fuori dall'Unione Europea verso l'Unione Europea pagano il 50%, e il trasporto invece mondiale, che è l'altro 87%, perché abbiamo stimato più o meno un 12-13% il trasporto legato alla parte europea, non paga l'ETS, cioè il resto del globo non paga ETS. Vi renderete conto che questo sistema, che vuole promuovere una decarbonizzazione del settore marittimo, che ricordo a tutti, il settore marittimo oggi il 95% delle merci viaggiano più o meno via mare, l'incidenza delle emissioni del trasporto marittimo rispetto al resto è del circa 3%, 3,5%. Noi andiamo a tassare un trasporto e andiamo quindi a creare due tipi di diciamo di problemi di mercato: uno legato a una questione di carattere geografico, e quindi i porti del Nord Africa, per esempio, non pagano l'ETS, quindi tutti i trasporti che arrivano verso l'Europa possono trovare nei porti del Nord Africa il transshipment, quindi può avvenire tutto quello che oggi avviene a Gioia Tauro, può avvenire nei porti del Nord Africa e anche nei porti di Trieste e di Genova.
Questo vuol dire far perdere competitività alla portualità italiana, ma consentitemi di dire è anche un problema di concorrenza sleale tra le varie modalità di trasporto. Perché? Perché il trasporto ferroviario, per esempio, non paga ETS, il trasporto stradale non paga ETS. Quindi è chiaro che se il trasportatore, il grosso vettore, vede una maggiore convenienza in queste due tipologie di trasporto, è evidente che noi corriamo il rischio di avere un vero e proprio back shift modale, cioè di trasferire tutti quei camion sottratti alle strade, di rimetterli sulle strade. A me non piace fare paragoni con le altre nazioni della Comunità Europea, perché io ritengo che l'Italia e gli italiani siano bravi e sicuramente siamo un modello e un esempio per tante altre realtà europee. Però c'è da dire che per esempio in Germania non è così. In Germania il trasporto stradale è stato tassato dell'ETS così come il trasporto marittimo. Questo già crea un alleggerimento del problema legato al back shift modale. Quindi noi ne dobbiamo prendere atto, dobbiamo capire che parlare di decarbonizzazione è assolutamente importante, perché nessuno è contro l'ambiente e siamo tutti favorevoli a dare una forza importante a questo principio di sostenibilità. Tenete conto che oggi, cito non a caso il presidente di ALIS, che è Grimaldi, il gruppo Grimaldi oggi ha in cantiere, ma sono già in navigazione, navi di nuovissima generazione, che sono navi a zero emissioni in porto, cioè sono navi che vengono alimentate durante la loro manovra di ingresso nei porti e di uscita dai porti, vengono alimentate con le batterie elettriche. Batterie elettriche che vengono ricaricate con tre modalità, cioè quella classica, che è praticamente con la ricarica a ridosso delle banchine, laddove le infrastrutture portuali lo consentono, e sono d'accordo con il professore che è intervenuto prima, sul fatto che è assolutamente necessario rendere ancora più rapide e più veloci le attività di recupero di tutto ciò che è necessario, di infrastrutture portuali sempre più intelligenti, sempre più efficaci, sempre più disponibili a correre, così come gli imprenditori corrono a rendere il sistema più sostenibile ambientalmente. È evidente che poi vengono ricaricate queste navi anche con le batterie che sono messe sui deck esterni, ma la novità è che vengono addirittura ricaricate con un sistema con la carena della nave, che è forata, e all'interno della carena entra acqua e quindi va a ricaricare queste batterie come se fossero una dinamo proprio di una bicicletta, e soprattutto recupera tutte le microplastiche marine laddove riesce a prendere queste microplastiche durante la navigazione. Questo vuol dire che gli armatori sono disponibili al processo di sostenibilità ambientale e di emissioni. Ricorderete che qualche anno fa sono state installate sulle navi gli scrubber, hanno cominciato a lavorare nella direzione, lo stesso porto di Napoli, che chi vive a Napoli sa quanti fumi neri vedevamo dalle nostre abitazioni. Oggi questo fenomeno si è fortemente ridotto, proprio perché molti degli armatori si sono adeguati a quelle che sono le normative relative alle emissioni. E quindi questo non significa poi cambiare l'algoritmo del mercato, perché se poi andiamo solo nella direzione della decarbonizzazione, solo nella direzione della sostenibilità ambientale, e per ottenere questi risultati dobbiamo far crescere quello che è l'importo della tassazione su chi già è virtuoso, senza però poi riutilizzare queste risorse, perché poi che cosa accade? Che quello che si paga come ETS, purtroppo ancora ad oggi non abbiamo risposte dal governo che ci portano nella condizione di poter dire che ciò che il mare dà, il mare li riceve come in termini di incentivi. Quindi noi, l'incontro che abbiamo avuto oggi anche con il ministro era proprio volto a questo tipo di ragionamento, cioè facciamo in modo che quello che si dà in termini di contributi relativi a tasse che vengono chieste al mare vengono poi restituite al mare almeno in parte, e soprattutto per incentivare il trasporto che dicevamo in partenza, cioè il trasporto che dà il vantaggio dell'intermodalità. Questo significa che noi siamo di fronte oggi ad una sfida ancora più ambiziosa,
che è quella di ragionare in termini mondiali, non più di ragionare solo in termini europei. E utilizziamo queste risorse, corretto farlo, ma utilizziamolo per la ricerca, utilizziamolo per dare l'opportunità a Dottor Di quegli Caterina, la pregherei di arrivare brevemente alle conclusioni perché siamo oltre il tempo di 10 Va minuti. bene. Io volevo concludere dicendo che siamo di fronte a una sfida epocale, dove tutto ciò che noi chiediamo in termini di sostenibilità richiede un intervento a livello mondiale e non solo con una visione parziale a livello nazionale o a livello europeo. Vi ringrazio, buon lavoro e buon proseguimento di lavori a tutti. Grazie, grazie mille. E introdurrei immediatamente il prossimo relatore, per il quale in effetti va detto che AP Terminals è partner dell'evento e per il quale vorrei che si lanciasse un video, preliminarmente un video, e che il nostro relatore si chiama appunto Santi Casciano, è il Managing Director di AP Terminals. Ecco, come vi dicevo, il dottor Casciano è il Managing Director di AP Terminal e per lui è prevista una presentazione PowerPoint. Ecco. Grazie e buon pomeriggio a tutti gli eroici partecipanti di questa sessione pomeridiana. Io sono qui oggi per presentare appunto Vado Gateway, che è un terminal di APM Terminals. Siamo situati nel porto di Savona Vado, quindi in Liguria. Giusto due parole su APM Terminals. Noi siamo una compagnia globale che opera più di 60 terminal nel mondo. Abbiamo 20, più o meno 22.000 dipendenti e l'anno passato abbiamo movimentato più o meno 22 milioni di contenitori. Volendo lasciare due, diciamo, delle caratteristiche principali di APM Terminals, direi che siamo una compagnia parte di un gruppo con forti valori aziendali che derivano dalla famiglia di proprietà del gruppo e siamo direi ossessionati con la sicurezza. La sicurezza per far sì che i nostri colleghi tornino sani e salvi a casa ogni giorno. Quindi direi le due caratteristiche principali del gruppo si riassumono così. Visto che siamo ovviamente in un panel il cui focus principale è quello di parlare di sostenibilità, APM Terminals ha sposato come obiettivi una riduzione delle emissioni di scope 1 e scope 2, quindi dirette e indirette, del 65% entro il 2030 e arrivare allo zero completo, quindi del 100% entro il 2040. La differenza tra le due si spiega perché la tecnologia in alcuni aspetti della nostra catena produttiva è ancora poco matura e quindi contiamo che nei prossimi anni si possa sviluppare e quindi portarci al 100%. Vado Gateway specificamente è il primo porto semi-automatizzato in Italia, il che vuol dire che il piazzale di accatastamento e il gate di entrata al porto sono automatici. Credo che finora sia anche l'unico, anche se a breve poi ci saranno nuovi sviluppi che avranno anche piazzale semi-automatizzato.
Siamo un porto che ha un terminal con più di 700 metri di banchina, più di 16 metri di fondale, anzi in alcuni punti fino a 17 metri e mezzo, e con gru che ci permettono di operare a pieno carico le navi più grosse in questo momento al mondo. Io credo che la qualità principale di questo porto sia, poi verrà sviluppata nelle slide successive, ma è quello di essere automatizzato, semi-automatizzato, che ovviamente aumenta la sicurezza, ma anche quasi totalmente elettrificato, di conseguenza con una bassa emissione. Una delle caratteristiche principali, sia del gruppo anche che del terminal specificamente, è quello di operare con una logica di miglioramento continuo, quindi una metodologia Lean che applichiamo sia ai processi operativi che anche a tutti gli altri processi, dal commerciale al finanziario alle risorse umane. Dal punto di vista della performance, Vado Gateway, secondo la classifica stilata annualmente dalla Banca Mondiale, si è piazzato l'anno scorso al numero 38 al mondo come produttività tra i porti di container nel mondo. È anche l'unico porto italiano a classificarsi nelle prime 100 posizioni e devo dire che nel 2024, diciamo, questo risultato è stato basato sulle performance del 2023, ma già nel 2024 riusciamo a operare una media di finora 28 contenitori l'ora year to date, con picchi di 35, che siamo abbastanza confidenti che nel 2024 ci porterà a scalare ancora di più questa classifica, che ovviamente ci riempie d'orgoglio, e di questo devo dare merito al nostro direttore operativo Antonino Spezzano, che è qui in sala con noi. Se guardiamo alla sostenibilità, ci sono vari fattori che nella nostra opinione ci rendono abbastanza unici nel panorama italiano. La cosa più semplice è che abbiamo, ovviamente, siamo dotati di pannelli fotovoltaici che riducono il fabbisogno delle reti elettriche locali. Come dicevo poc'anzi, abbiamo gru di piazzale e di banchina che sono interamente elettrificate e che sono dotate di un sistema di recupero dell'energia non dissimile da quello che si trova in alcune automobili, che permette di, durante, diciamo, il tragitto, di recuperare gli sprechi di energia e poi rimetterli nel sistema. Siamo pronti come porto a offrire il cold ironing o la piastra del freddo e abbiamo soltanto una classe di macchinario da piazzale, quelli che si chiamano straddle carrier, che operano con una modalità di approvvigionamento ibrida, in quanto la tecnologia per l'appunto non era ancora sufficientemente avanzata. Però il fatto che siano ibridi vuol dire che possiamo trasformarli in interamente elettrificati nel futuro. Uno dei nostri focus principali, prima di poi passare all'intermodalità, è quello di ridurre le ore in porto delle navi. Questo lo facciamo sì con la produttività abbastanza alta di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma anche con un focus della metodologia Lean in tutto quanto il processo di permanenza della nave in porto, dall'arrivo dall'arrivo in porto fino alla partenza. Quindi questa metodologia vuole far collaborare tutti gli attori del porto, dalla capitaneria di porto all'autorità di sistema, ai piloti, ai rimorchiatori e a noi come porto, in modo da poter diminuire i tempi morti e far sì che la nave entri ed esca il più presto possibile dal porto. Questo viceversa fa sì che la nave, avendo più tempo per la navigazione, possa farlo a velocità più basse e quindi contribuire a una riduzione dell'impatto ambientale per quanto riguarda poi tutta la catena logistica. Ovviamente non si può prescindere dal trasporto intermodale e il nostro obiettivo, noi abbiamo in questo momento una stazione ferroviaria che ci permette di trasportare più del 30% dei nostri contenitori via ferroviaria. Siamo attualmente collegati alle maggiori location del nord Italia. Entro il 2026 potenzieremo la stazione ferroviaria per poter poi successivamente operare treni di lunghezza fino a 750 metri.
In chiusura ci tengo anche a sottolineare e evidenziare il gate automatizzato che funziona con un sistema di appuntamento e un pre-gate che permette così ai camionisti, il trasporto gomma ancora non possiamo prescindere in Italia, invece di stare in coda col motore acceso, di poter parcheggiare in un'area di servizio che è dotata di comfort a motore spento, quindi ridurre anche l'impatto ambientale in porto e poi essere soltanto a necessità entrare e uscire in porto. Vi ringrazio per l'attenzione e un buon pomeriggio. Grazie mille al dottor Casciano per quest'altra interessante presentazione. Se c'è qualche domanda? No? Allora proseguirei con il prossimo, il professor Marco Frei della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Grazie mille, sono in coda quindi ho sentito tutti gli interventi e cercherò di non ripetere alcuni concetti e di ritornarci. Ho pensato di impostare i miei 10 minuti. Grazie. Perfetto. Ho pensato di impostare i 10 minuti su 3 elementi chiave. Allora, il primo è stato anche abbastanza discusso con posizioni diverse, è quello dell'effetto dell'intensificazione delle regole su un settore come questo. Indubitabilmente il settore all'interno dei diversi comparti industriali, sia per la parte della navigazione sia per la parte dei porti, arriva un po' più tardi di altri, questo è indubitabile. E quindi la spinta delle regole accelera il processo innovativo. E abbiamo visto tanti elementi al proposito, si può discutere di come far sì che le regole abbiano i tempi giusti, c'è il tema del Green Deal, della sua applicazione che adesso si sta ridiscutendo a livello europeo, abbiamo visto certi strumenti come l'ETS che evidentemente richiedono un'applicazione che consenta allo strumento di funzionare bene, e le considerazioni che venivano fatte erano corrette, cioè. C'è poi un secondo passaggio, quindi richiameremo, ma sono stati detti da molti interventi precedentemente, in generale tutto questo evento è rivolto a guardare all'innovazione possibile nel comparto. Il secondo elemento è relativo al valutiamo bene le alternative, perché il concetto di neutralità tecnologica che è stato sottolineato è corretto, perché dobbiamo tenere aperte tutte le possibilità, considerando che di transizione stiamo parlando e quindi i tempi sono più lunghi, l'idrogeno arriverà più tardi sicuramente, ci sono alcune soluzioni già perfettamente disponibili, ovviamente a partire dal gas, e i passaggi intermedi correlati. Valutare bene le alternative vuol dire anche essere capaci di considerare tutti gli impatti complessivi, perché noi stiamo parlando di ambiente oggi, c'è un'enfasi principale sulla decarbonizzazione, ma gli impatti ambientali, se valutati in maniera complessiva, richiedono di tenere conto di diversi aspetti. E in ultimo, lo faccio anche da Presidente del UN Global Compact, quindi l'iniziativa di corporate sustainability più significativa al mondo, il ruolo delle imprese. Abbiamo sentito un esempio in precedenza, che aderisce. Volevo sottolineare infine l'importanza delle imprese e presentarvi i risultati di un studio europeo fatto da tutti i network del Global Compact e presentato a New York proprio la settimana scorsa. Allora, le regole ambientali sono state citate. Il Fit for 55 cosa è? È un punto di passaggio al 2030 per arrivare al risultato del net zero al 2050. Si può discutere, e lo si è fatto in tutte le versioni possibili, però è un risultato complessivo, è un risultato complessivo che ci viene chiesto dagli scienziati, l'IPCC, che continua ad aggiornarci su quali sono gli effetti del cambiamento climatico. E sono indiscutibili, persino il Presidente della Repubblica l'ha sottolineato recentemente, quanto questa sfida sia una sfida essenziale. Da questo punto di vista, se un settore scala rispetto ai propri impegni, altri settori se ne devono fare carico maggiormente. Quindi l'equilibrio nel cercare di distribuire gli impegni è assolutamente complesso, però al tempo stesso ciascuno deve assumersi le sue responsabilità. Altrimenti, e nel settore dei trasporti sappiamo, la sfida è particolarmente consistente.
Seconda considerazione, l'estensione ETS. Allora, non è il caso in questa sede di stare a spiegare bene come funziona l'ETS, ma l'ETS premia i più bravi. Cioè, chi è in grado di trovare soluzioni innovative per ridurre le emissioni, ci guadagna. Cioè, innesta un meccanismo di incentivazione che la semplice fissazione delle regole non ha, su chi continua a investire nell'innovazione, consentendo di alzare progressivamente l'asticella. Deve essere gestito bene, assolutamente, però è uno strumento, gli economisti, io sono un economista, lo considerano dal punto di vista teorico assolutamente efficiente rispetto al classico comando e controllo. Terza considerazione, è stato detto anche questo, cosa succede se a un certo punto in un vaccino come il Mediterraneo si pongono degli obiettivi di una riduzione netta allo 0,1% del contenuto di zolfo nei combustibili. È il cosiddetto STZ. Nel settore della raffinazione petrolifica e della produzione di energia elettrica, il passaggio all'STZ è stato fatto 30 anni fa. 30 anni fa. Questo ci dà l'idea di quanto il trasporto marittimo sia rimasto indietro in quest'ottica. Oggi, peraltro, l'STZ non è neanche più considerato dal punto di vista della produzione di energia. Spinta verso le soluzioni innovative. Allora, vi siete soffermati principalmente su quanto previsto per le navi, che è la sfida più importante. Il collega ha parlato un po' di più dei porti con questa rappresentazione del concetto di hub energetico, a cui si associa per esempio la realizzazione di comunità energetiche. Molto interessante, che un po' tutto ciò che può accadere in contesti come sono i porti, ma come sono gli aeroporti, nel campo del trasporto, che sono dei luoghi dentro i quali si può ragionare in una logica sistemica, comunitaria, e si possono usare questi strumenti che sono volutamente stati introdotti in questo spirito. Questo vuol dire tante cose, perché vuol dire spingere per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che serve al porto, serve al cold ironing, ma serve anche alla comunità che insiste sul porto. E tutto ciò si collega all'elettrificazione complessiva, delle banchine, dei mezzi di trasporto, all'efficienza energetica in questi luoghi. Tanto più se si fanno investimenti per sviluppare le infrastrutture. Questa è una sfida estremamente importante. Non riprendo il tema di quanto previsto per le navi, se non per dire che è necessario questo passaggio. Cioè, noi abbiamo di fronte tante alternative, una prospettiva di valorizzazione strategica dei porti dal punto di vista della sostenibilità a tutto tondo. Abbiamo bisogno di fare delle scelte oculate e a seconda delle circostanze, perché la localizzazione geografica cambia le opzioni. Gli scenari del trasporto intermodale correlato cambia le soluzioni possibili. Valutarle molto bene. Qui vi lancio solo un concetto che è quello del life cycle thinking, cioè usare strumenti, cioè life cycle assessment da questo punto di vista, che è uno strumento di supporto alle decisioni in questi casi per capire esattamente quali sono gli impatti correlati alle diverse opzioni adottabili nella logica del ciclo di vita complessivamente inteso. Quindi poi chiamando in causa tutte quelle altre componenti della filiera che gira attorno alla realtà portuale di cui abbiamo sentito testimonianze. Tutto ciò ovviamente perché non vogliamo soltanto considerare la parte ambientale, anche questo è stato sottolineato da sola. Il tema a Bruxelles oggi è: si può associare la sostenibilità ambientale, in particolare la competitività? Si deve farlo. Però noi sappiamo quanto hanno sofferto le infrastrutture portuali dal punto di vista della competitività in Italia negli ultimi 30 anni. E non si deve perdere l'occasione, è stato detto all'inizio dall'ammiraglio, di trasformare questi che potrebbero anche essere percepiti come vincoli in opportunità, perché la competitività si fa così, si fa non subendo, lei diceva, ma gestendo strategicamente questi tipi di scelte. E tutto ciò è importantissimo se si stanno facendo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, perché qui
Da 2-3 anni a questa parte anche tutte le banche, il sistema finanziario si è spinto dalla Banca Centrale Europea in Europa, si è messo in campo in maniera decisa nel considerare la sostenibilità come una necessità dal punto di vista della scelta connessa al rischio di credito, connessa al rischio poi degli operatori complessivamente intesi. E quindi qui negli aeroporti è già capitato in modo deciso, sono stati tra gli emettitori di bond, green bond, per finanziare gli investimenti, tutto ciò correlato a un percorso strategico da parte delle imprese che operano in questo campo. Allora, se noi dobbiamo sinteticamente dire cosa sta succedendo in questo contesto, allora FHP, che è qui presente, è la prima azienda del settore in Italia che aderisce al Global Compact dall'Italia, perché il vostro caso è invece a livello internazionale. Credo che in Marocco, tra l'altro, voi siete particolarmente presenti nel network. Quindi sono 550 le imprese in Italia aderenti al Global Compact, quindi le prime che si stanno muovendo in questa direzione. Il contributo delle imprese è molto importante perché i 17 obiettivi dell'agenda in realtà vedono un protagonismo rilevante delle imprese. Il numero 7 è stato costruito sulla base di un patto tra imprese e istituzioni cominciato subito dopo la conferenza di Rio Plus 20, quindi nel 2012. A New York, quando è stata approvata l'agenda 2030, quell'obiettivo è diventato un obiettivo delle Nazioni Unite. Dietro c'erano i grandi player dell'energia, che ovviamente consideravano strategico andare a sviluppare soluzioni energetiche pulite nel resto del mondo. Perché? Perché era anche un'occasione di mercato. Perché in Africa ci sono 800 milioni di persone che non hanno l'accesso all'energia, con quello che comporta. Allora, il 14, l'obiettivo che riguarda il mare e l'acqua, è quello peggio messo tra i 17 obiettivi. E peraltro, questo è il dato graficamente rappresentato per l'Italia, vedete, quando il quadratino rosso è davanti a quello azzurro, vuol dire che si stava meglio nel 2010 dal punto di vista delle prestazioni. Su 14 è davanti quello rosso. Quindi c'è molto da fare. E in quest'ottica, guardate, questa è l'indagine di cui vi parlavo, presentata da tutti i network europei a New York. Sapete, c'è stato un evento importantissimo la scorsa settimana. Il 14 è quello azzurro, 11% solo. L'11% delle imprese aderenti al Global Compact ha un impegno consistente dichiarato per il mare e per l'acqua. E quindi qui diventa importantissimo che i protagonisti, quali voi siete in questo campo, diano un segnale forte, perché oggi queste iniziative di trasformazione, di questa stiamo parlando, con tutte le sfide che comporta, le si fanno soltanto insieme. Il ruolo delle imprese è particolarmente rilevante, lo vedevamo nell'esempio precedente. Cosa vuol dire poi cercare di portare innovazione all'interno di questo contesto? Voglio darvi anche un'evidenza sull'Italia di questa indagine. Quali sono gli elementi percepiti dalle imprese italiane nel quale il settore privato può contribuire di più? People, le persone che lavorano in questo contesto. Seconda cosa, quali sono le sfide, o se volete i vincoli, le barriere più significative? Purtroppo in Italia torna sempre fuori la burocrazia. Cioè noi siamo legati rispetto a questi processi innovativi da un sistema che non è così capace di accompagnare. Oggi all'istituzione non si chiede tantissimo, o almeno chi innova davvero non chiede tantissimo, chiede di accompagnare, di non ostacolare. È vero che ci sono anche le carenze di incentivi, quelli tornano fuori sempre, evidentemente, ma anche la carenza di appropriate competenze. Quindi l'università è chiamata a costruire le competenze che sono necessarie per questa trasformazione. Tutti i settori che sono stati maggiormente capaci di sviluppare soluzioni innovative hanno dovuto contare evidentemente
e sulla capacità e il contributo che poi il sistema della ricerca e dell'università è stato in grado di mettere in campo. Grazie. Grazie al professore Marco Frei. E con questo in effetti si chiude la sessione dedicata a Green Port and Shipping. Abbiamo avuto oggi una giornata lunga, caratterizzata da 32 interventi, devo dire molto variegati tra di loro. C'è anche stato nella prima parte soprattutto una discordanza di vedute, o comunque una diversità più che discordanze, no? Punti di vista differenti. Si diceva che mancava la classe politica qui oggi, perché era importante in qualche maniera che desse il suo contributo, la sua idea. Però io penso che partendo da i contributi che abbiamo sentito oggi, potremmo avere poi un impatto su questa classe politica, perché da questi studi provenienti da differenti punti di vista, l'università da una parte, gli armatori dall'altra, i gestori dei porti da un'altra ancora, si potrà, penso, arrivare, spero almeno, a qualche decisione che favorisca la sostenibilità ambientale, sì, ma come è stato detto anche economica e sociale. E con questo vi saluto. Colgo l'occasione per ricordarvi che la conferenza qui continua con un convegno a cura di Assi Terminal, Blue Economy e Portualità, rapporti, connessioni e sviluppi, per cui non andate via, credo che la giornata continui a destare interesse. Io personalmente vi saluto.